L'incidente dell'Altmark, un episodio avvenuto il 16 febbraio del 40, consisteva nell'abbordaggio da parte di un gruppo di cacciatorpedinieri britannici alla petroliera tedesca Altmark, appunto, che aveva a bordo circa 300 prigionieri di guerra. Questo poi ha costituito il casus belli grazie al quale Hitler ha potuto giustificare l'intervento in Norvegia e Danimarca. E come sappiamo, per i nostri amici nordici le cose non sono andate molto bene. E se invece ci fosse stato qualcosa di diverso? Magari lo scopriamo oggi. Bentornati su Erzo Iron 4. Ciao a tutti e tutte. Siamo su Erzo Iron 4 Vanilla. Focus storici attivi. E oggi, neanche a dirlo, giochiamo con la Norvegia. Danimarca, Svezia, Finlandia l'ho già trattate sul canale, magari ritorneranno. Norvegia ancora no. Ero indeciso a dirvi la verità. Volevo fare probabilmente i focus, quelli del governo storico, e quindi non fare niente per 3 anni per poi morire male. Poi ho detto, ma no, dai. Facciamo qualcosina di diverso. Partiamo però vedendo i national spirit di questa piccola nazione nordica. Allora, abbiamo gabinetto compiacente. Il signor Johan Nigersvold è riuscito a costituire una maggioranza contentissimo. Crede che sia tutto finito qui, infatti. Bam! Primi modificatori negativi. Poi abbiamo le forze armate obsolete, perché ovviamente la Norvegia le ha lasciate completamente stare per diversi anni. Come se non bastasse, the hard 30s, i difficili anni 30, che sono stati un po' difficili per tutti. Praticamente questo National Spirit vi blocca completamente la possibilità di costruire qualcosa degno di nota. Poi abbiamo un sentimento anticomunista perché siamo vicini all'Unione Sovietica e i rossi, si sa, fanno paura. E poi per finire, fortificazioni dimenticate. Questa è ormai la norma, no? Nelle nazioni fatte dalla Paradox. Tutti negativi, ma un paio di focus, decisioni vari, si dovrebbero andare a togliere. Per ora non abbiamo decisioni particolari, a parte queste tre che possiamo vedere qui. Infatti, con le nazioni nordiche si possono poi costituire dei nuovi conglomerati, delle supernazioni, diciamo così. L'Unione di Kalmar, l'Unità Nordica e, nel caso di Norvegia e Danimarca, l'Impero del Mare del Nord. Allora, l'Unione dei Kalmar è l'unione fra Danimarca, Norvegia e Svezia. L'Unità Nordica è l'unione di Danimarca, Norvegia, Svezia più Finlandia e Islanda. L'Impero del Mare del Nord, un po' tiratissima perché è una roba che c'è stata per pochissimo tempo nel Medioevo, non gli è stata poi attribuita dagli storici successivamente, ma comunque sia sarebbe l'unione personale tra Danimarca, Norvegia e il Regno d'Inghilterra. A differenza di quando ho fatto le altre nazioni, però, Paradox ha fatto un cambiamento piuttosto importante. Infatti, di queste decisioni qua se ne può prendere una sola, una esclude l'altra, quindi non si può più fare il giochetto di prima prendi queste tre, fai Kalmar, intanto ti cucchi i core, e poi fai quell'altra, e ti cucchi pure gli altri core, e poi fai la terza. No! Ne puoi fare solo una, e quindi uno deve scegliere quello che vuole acchiapparsi. Quindi se uno si prende l'Inghilterra non hai core su Svezia, Finlandia o altro, e viceversa. Come industrie, abbiamo il malus che abbiamo visto, ne abbiamo 7, pochine, militari, 2, ricerca, il solito che c'è sul menu. Come detto, avrei voluto fare la Norvegia democratica storica, ma ho deciso di no. Il voto di no confidence, il voto di sfiducia, è un'altra versione della Norvegia democratica, ancora più vicina agli alleati, un po' più interventista. Poi c'è la possibilità di diventare fascista con Quisling, oppure monarchico in un paese in cui il re non voleva assolutamente assumere i poteri. Infatti si metterebbe un reggente. Oggi noi no. Per la seconda volta quest'anno, oggi noi ci tingiamo di rosso. Il movimento dei lavoratori risorge. E a tal proposito iniziamo a prepararci perché, adesso lo vedrete, dobbiamo costruire un'infrastruttura, per esempio qui a Oplandene e magari un'altra qua se facciamo in tempo, ma non è detto, ma non è detto, perché ci serve per la rivoluzione. Generali non assegno niente, tanto poi visto che dobbiamo fare la rivoluzione, tanto dovremmo cambiarli comunque, perché sì, per diventare rossi non c'è modo, in quanto fascisti e monarchici c'è tutto un sistema che si fa crescere la popolarità, come comunisti bisogna fare la rivoluzione e fare molta tensione. Abbiamo subito la prima scelta, compromise with NKP oppure prosecute. Che vuol dire? Compromesso con l'NKP sarebbe il partito norvegese dei comunisti, quindi quelli che diventerebbero dei cagnolini di Stalin. Oppure si dice no, noi non vogliamo diventare comunisti come staliniani, insomma, e noi prosecute, noi li cacciamo. Stalin sarà contentissimo, infatti meno 40. Legal power lo teniamo da parte perché ci serve. Ci serve per acquistare subito
un advisor, no, prima dobbiamo finire il focus. Il focus che ci dà la possibilità di prendere o Peder Furubuton o Jeanette Olsen. Peder fa crescere più velocemente il comunismo, ma ha un bonus secondario che per ora non ci serve minimamente, la resistenza che cresce negli stati occupati. Non abbiamo stati occupati dal nemico, quindi non ci serve. Jeanette, d'altro canto, fa crescere solamente dello 0,05, ma ci dà un più 12% construction speed. È decisamente più utile. Prendiamo lei. Piantiamo a questo punto i semi della rivoluzione, intanto che Hitler rimilitarizza la Renania. Questa ci sbloccherà una serie di decisioni per instillare, diciamo, la consapevolezza di classe nelle masse lavoratrici. Dove? Negli stati in cui questo è possibile. E quali stati sono inclusi? Tutti quelli in cui la base industriale è abbastanza elevata. Il motivo per cui sto costruendo le infrastrutture in questa regione, l'Oplandene, è perché ci sono alcuni requisiti, per esempio un determinato numero di fabbriche, ma quello più facile da raggiungere è avere almeno 3 infrastrutture, contando che ad Oslo, nell'Oslo Fjord, non si può scatenare la rivoluzione. Oslo rimane in mano ai monarchici in questo caso. Ecco, questi modificatori qui, queste iconcine qui col falce e il martello, chi lo direbbe mai che causano rivoluzione? Comunque, il requisito è avere quel tot numero di fabbriche oppure 3 infrastrutture. E come vediamo, all'inizio se ne possono avere solamente in 3 stati, 1, 2 e 3. Ma bastano? Non bastano? No, non bastano, perché ci sono 3 pallini, quindi la decisione si può prendere 3 volte ciascuno, quindi sarebbe 3x3, 9. Ma per poter lanciare la rivoluzione, Worker and Farmer Arise, ne servono 10, quindi ci serve almeno un altro stato in cui poter tirar fuori le milizie. Ognuna di queste comunque aumenta un pochino il War Support, il primo livello, e i livelli successivi faranno poi spawnare delle divisioncine di milizia, molto comode. Una parte dell'esercito passa a noi, più le milizie dovrebbero bastare per fare la rivoluzione. Intanto facciamo 1, 2, 3, via. E qui non possiamo prendere niente? No, perché ci serve il 25% di supporto per questa roba qua, ma siamo già al 23%. E nel frattempo facciamo un altro focus, come per esempio Start Rearmament. Mentre nel luglio ci arriva il messaggio che i fascisti dà un fastidio a Trotsky, e noi ovviamente essendo volenterosi per la causa internazionale, che cosa faremo? Ma ovviamente gli diamo un bel posto nel governo, the meme is real, Trotsky rimane in Norvegia. Eccolo qua, join our government, adesso non possiamo, adesso no, si potrebbe ma costa un sacco, lo mettiamo poi più avanti, diventerà nostro ministro. Qua c'è una ripercussione non da poco, che non so in termini di gioco se abbia qualche effetto o meno. Se avete visto per caso il video che ho fatto sull'Unione Sovietica, per togliere questo national spirit qua, Stalin deve andare a ammazzare Trotsky. E deve farlo praticamente mandando una serie di assassini in Messico, perché Trotsky prima va in Norvegia, l'IA di solito dice mandalo in Messico, e una volta in Messico deve essere poi assassinato da Stalin. Ma visto che noi lo diamo, visto che noi gli diamo asilo, anzi è un ministro, e lui non può assassinarlo così alla luce del sole. E quindi la mia domanda è, ma quindi Stalin questa roba qui se lo terrà per sempre? Questo complotto di trotskisti? Comunque sia, qua siamo a 24,71, facciamo che aspettare un paio di giorni. 79, 80, tanto qua si mette da parte un po' di political power. Arriviamo a 25, 1, 2, 3, preso. Allora, iniziamo con The Voice of the People, che ci dà political power. E per ultimo prendiamo Organized Partisan Militia. Ci dà manpower, 5.000, e ci dà la possibilità di arrivare al terzo livello di scelta. Purtroppo di focus in cui viene dato political power, non ce ne sono molti. Anzi, forse ci sono, ma sono successivi. Esatto, ci servirebbe adesso, ma niente. Qua, finché non abbiamo le 10... i 10 contatori di supporto per la rivoluzione non la possiamo fare, è solo una questione di aspettare di avere political power. Cosa conviene prendere qua? Ce ne sono diversi, per esempio si può prendere Kickstart Military Industry, 2 fabbriche militari, Expand Heeren, che penso voglia dire esercito, da Heer, tipo dal tedesco, una roba del genere, che dà un 20% recruitable population, attrito ridotto per tutto ciò che è inverno, niente male anche questo. Questi due servono per togliere il malus alle fortificazioni, non che adesso ci serva. O in alternativa si possono prendere questi due, che riguardano la marina,
E lo faccio perché c'è un motivo molto semplice, adesso poi vi faccio vedere. E non dimentichiamoci che la Norvegia, nazione dei navigatori, una delle nazioni, adesso non so se è la seconda o la terza in questo periodo di tempo, aveva una delle marine mercantili più grandi del mondo, parte senza i trasporti. Come faccio a saperlo? Perché durante le mie innumerevoli prove mi sono ritrovato a dover fare cose. E, no, e dicevo, ma perché non mi parte l'invasione? Vado a vedere, non parte con i trasporti. Come compagnie non siamo messi benissimo, infatti abbiamo il minimo indispensabile, fanteria, armi personali, intendo, artiglieria, supporto, un designer aereo di aviazione che però riguarda gli aerei imbarcati o navali, in compenso compagnie navali discrete, discrete. Tank, abbiamo giusto la Thunes. Tutte le altre queste sono in grigio perché dipende da quale ramo politico uno fa. Per esempio, se uno si allinea agli alleati, può invitare, che so, la Chrysler, la De Havilland e così via. Ah, volendo, ovviamente si può far crescere ancora di più la rivoluzione, eh? Cioè nessuno ci vieta di andare oltre le 10. Io mi attengo al minimo per non perdere tempo. Cioè, convert merchant ship fatto, expand Eren. E cos'è quella decisione famosa? Questa qua. Refit convoy to destroyer. O uno o in massa. Eh già, vi fa convertire queste robe qui, i convogli, in cacciatorpedinieri. A un ratio di conversione di 4 a 1. Quindi 4 convogli, un cacciatorpediniere. E sì, è vero. I cacciatorpedinieri che verranno fuori fa abbastanza schifo. Sono proprio una nave con un cannoncino e basta. Però costano niente. Costano niente. Infatti i convogli sono molto economici da produrre. Abbiamo anche la compagnia che aumenta del 7% la produzione. Ma soprattutto queste navi spawnano dal nulla. E una cosa importante, secondo me, da tenere conto. Poi muoiono male. Oh, sono 250 di manpower per 10. Sono 2500 di manpower per le navi. Spuntano fuori dal nulla. Perché infatti prendendo questa decisione, quando finisce, non viene sottratta la manpower, semplicemente meno 40 di qua da 10 destroyer creati dal nulla. Dai che ci siamo quasi, me ne basta solo più una. Prendiamo questa qui, così arriviamo a 10. 30 giorni per questa, 30 giorni per questa. Quando finiscono, mamma mia, la precisione, siamo a posto. E prima che spawni, ecco, questi sono i tipi di cacciatorpedinieri che quella decisione vi fa spawnare. Come dicevo, sono abbastanza scarsi, sono piuttosto scarsi, il minimo è indispensabile. Però intanto uno di questi costerebbe 5,51. 3, 2, 1 e sbam! Eccola qua. Rivoluzione. Worker and Farmer Arise. Fatta. Fermi tutti. Quante divisioni ci siamo cuccati? 12. Abbiamo queste qui con la M, che sono le milizie, le Volksheer di milizie, più 4 di quelle che avevamo, che sono due reggimenti di dragoni. I due reggimenti di cavalleria sono passati a noi, più quelle altre. Ora, facciamo così. Field Marshal ce l'abbiamo? No! Ma cosa vedono i miei occhi? Lev Davidovich diventi nostro generale. Come Field Marshal mettiamo questo qui, perché è un career officer. Mentre qua come focus, queste dobbiamo vincere la guerra civile. E allora iniziamo a consolidare il potere, che stranamente riduce il supporto al comunismo. Però ci dà political power. Bloccando questa dovremmo andare diretti su Oslo. Ah, c'è restato qualcuno, non importa. Ah, come marina. Ci abbiamo qualcosa, sì, ma dovremmo riuscire poi a acchiappare tutto il resto. Sentiamo pressione qui ad Oslo. Non ci vuole moltissimo, nel senso, la maggior parte dei punti vittoria sono costituiti dalla capitale. Non ci facciamo fregare troppi punti qua a nord che possono rendere più lunga la questione. Dovrebbe andare tutto piuttosto bene. Andiamo qui. Oslo, infatti, è quasi caduta. Non hanno praticamente niente. Non se l'aspettavano. Oslo presa. Tu mi tieni impegnato questo. Tu mi tieni impegnato questo. Correte, correte. Corriamo a nord con la cavalleria. Che in questo caso qua ci va giusto bene. Vai a Trondheim. Vai quest'altra casellina qui. Mi prepari uno sbarco navale così. Ci vogliono 7 giorni per programmarlo. Vai, vai, vai. Non si sa mai che questi incontrino resistenza. Quante truppe ha la Norvegia di base? 2,7. Ce ne sono due qui. Le altre saranno lì a noi. Qui una cosa importante da prendere nel frattempo che chiudiamo sacchettine e prendiamo punti. Di solito la mia scelta per quanto riguarda lo spirito dell'esercito
è Professional Officer Corp. Magari l'avete visto, magari a volte lo skippo perché bene o male è sempre questa, perché aumenta la velocità di acquisizione dell'Arm Experience. Visto che siamo comunisti e visto che siamo con una nazione che ha poca manpower, conviene prendere questo, Ideological Loyalty. Sono 500, anche questi, escono fuori dal nulla alla settimana, 500 manpower alla settimana, per un totale di 2000 al mese. Eccoli qua i norvegesi, o meglio, i monarchici. Siamo tutti norvegesi. Sbarca, sbarca, che magari non c'è nessuno a Narvik. Mi serve questo punto? No, c'è qualcuno a Narvik. C'è qualcuno? Non riesco a sbarcare. Le milizie le ho assegnate a un'altra armata. Le schieriamo tutte qui. Non di più, perché qua non arrivano i supply. Inutile stare lì a troppa roba. Quello che si può fare, volendo, in questo caso, è fare un porto, per esempio, qui a Moirana. Il porto si fa per avere il supply hub, costa poco. A Narvik non c'è modo, ma in compenso siamo sbarcati a Tromso. Molto bene, molto bene. Allora, qua si sta tirando un po' troppo per le lungo. Tra un po' abbiamo quasi finito il porticciolo qua a Moirana, va bene. Ma intanto usiamo queste quattro milizie per occupare 1, 2, 3, 4 caselle. Tra Narvik e queste due... No, sono occupate, ma che davvero? C'è gente pure qui. Vabbè, prendiamo quello che riusciamo a prendere. Qua gli sto rubando tutte queste province, nella speranza che vada al di sotto del 20% di punti vittoria, così da non prendere Narvik, perché, l'avevo detto, prendere questa roba qui è fastidioso. E voilà, finalmente, 13 marzo si sono arresi. Oh, era ora. Allora, back to Oslo, guys. Ok, a questo punto iniziamo. Mandiamo il re in Danimarca. Come primo atto del nuovo governo metto in addestramento un po' di divisioni di fanteria. Per ora uso quelle binarie. Non ho abbastanza manpower per fare quelle ternarie. Eccolo qua, la caduta della casata reale norvegese. Buona fortuna. Non un attimo di tregua, o già, perché subito aumentiamo la coscrizione. E dopodiché ravviviamo la fiamma della rivoluzione permanente, che non solo ci dà claim su tutti i nostri vicini, Svezia, Finlandia, Danimarca e Islanda. Ci dà permanent revolution per 1095 giorni, sarebbero 3 anni, quindi fino al 41. Creiamo una fazione, il Norintern, l'internazionale del nord, ma ciliegina sulla torta. Il Paraguay, probabilmente perché il Paraguay è rosso ma non sta con Stalin, il Paraguay ha l'opportunità di venire nella nostra fazione. Sì, una nazione del Sud America sta con Norintern. Come industrie ho iniziato a produrre armi, industrie di armi, anche se ho un sacco di bonus sulle civili, in realtà dovrei avere, non ancora, no? Però armi, mi servono armi, perché dobbiamo essere guerrafondai prima che arrivi Baffetto. Come queste sono pronte, dichiariamo subito guerra alla Danimarca. Una volta in guerra, di solito ormai ci dovrebbe essere un evento che dice ci arrendiamo. I danesi fanno così, sono peggio dei francesi. No. Io li voglio conquistare, perché se si arrendono diventano un puppet, però poi potrebbero succedere delle porcherie con la Germania, cambiano... No, annessione e via. Reawaken Permanent Revolution fatta, iniziamo a prendere poi, direi, queste qui sotto. Allora, nazionalizziamo gli impianti idroelettrici. E noi, cara Danimarca, I'm sorry, annex. Luce verde, luce rossa in questo quasi. Il Paraguay è con noi, La fine della Lega delle Nazioni. La Danimarca si arrende, ma col cavolo. Vediamo dove riusciamo a sbarcare. Qualche porto riusciamo a prenderlo, Scontro con la flotta danese. Non danneggiatela, che la dobbiamo annettere. Qua il Paraguay è arrabbiatissimo, vuole venire anche lui nella guerra in Europa. Paraguay, quanti guai. Un po' di propaganda, perché abbiamo war support piuttosto basso, Su, arrenditi, Eric. Roskilde, la cattedrale di Roskilde. Prendiamo Copenaghen. Dai che se ne vanno. Su, eccoli qua. Denmark, tutta la Danimarca e flotta. Non so perché, è un debole per la flotta in questa partita. Voilà. Ora, non un attimo, ora tocca la Svezia. Perché il mio piano è fare l'unità nordica. No, il North Sea Empire no, perché dovrei attaccare il Regno Unito. E siccome siamo comunisti, non c'è modo di fare un trattato con Baffetto. Quindi ci dobbiamo aspettare che ci attaccherà. Quando? Un anno. Abbiamo un anno di tempo. Fra un anno di tempo attaccherà la Polonia. Dopo la Polonia,
non aspetta il febbraio del 40 all'incidente dell'Altmark, ma ormai non lo aspetta più in generale, perché caduta la Polonia attacca subito i paesi del nord. Quindi abbiamo circa un anno di tempo per far fuori ancora Svezia, Finlandia e Iceland. Iceland! Queste milizie si stanno spostando, pronte a invadere l'Islanda. Dobbiamo fare in fretta, perché Baffetto si muoverà entro un anno e perché gli inglesi potrebbero mettersi in mezzo a rompere le balle. Quindi, due divisioni per Trotsky. Questo è quasi arrivato, dai che ci siamo, andiamo direttamente su Reykjavik. Non dovrebbero avere truppe, almeno l'intelligence mi dice questo. Noi non abbiamo manpower, quindi dobbiamo fare in fretta. Voi arrivate qui nel frattempo, Copenaghen, e facciamo le cose bene. Tembre, dai che ci siamo. Allora, Iceland, declare war, attacca. Poi, Svezia, declare war, attacca. Siamo a 38. Andiamo. La quarta internazionale viene dichiarata. Supporto per la quarta internazionale. È già da Trotsky, proprio qua in Norvegia. Va là. Dai che qua dobbiamo sbarcare. Forza. Anche questo sta partendo. Yes. Nella speranza che in Islanda non ci sia nulla. Vediamo se riusciamo a insaccare questa divisione di carri. Qua probabilmente, prima di prendere... annettere completamente la Svezia, ci conviene dichiarare guerra alla Finlandia. Perché se per ora non sono garantiti. Ma se facciamo salire troppo la world tension... Baffetto, stai bravo! Non farla salire tu. Ok, via sti carri svedesi. Gli inglesi potrebbero intervenire. Questo va lì. Allora, tu vieni giù. Vieni qui. Vieni a fare a Karlstad. Bla bla. Vuoi così. Paraguay vuoi venire. Ma Paraguay, ma stai a casa tua in Sud America che si sta bene. Scusa, eh. Voi avete la fortuna. Questo è andata. Perfetto. Allora vai a Karlstad. Di lì. Vuoi di qua. Idro fatta. Abbiamo i nostri bellissimi 7 CAS. Andate a bombardare. 7 aerei. Questo è andato? Non si arrendono? Questi li annettiamo per forza. Uddevalla, tu vai lì. Tu avanzi. Queste due sono divisioni, sì, che ho appena addestrato. Venite avanti. Anche voi. Questo va lì, questo va là e poi gira. Questa la intrappoliamo. Voi andate a Göteborg. Perfetto. Voi no, andate qua, così questi attaccano questo. Allora, tu... fermo. Tu attacca questo, tu attacchi quello, tu vai lì. Così prendiamo queste due caselle, queste due divisioni sono intrappolate. Perfetto. Göteborg, non tornare indietro. Vieni giù, casomai. Fai un link, no? Qua interrompi la ferrovia. Vai qui. Tu avanza. Perfetto, bravo, vedo che hai capito. Voi, le navi, potete tornare a casa, via questa zona. Link un ping, non core ping. Ping, che non è il coreano. Basta con queste battute oggi, donnola, che ti succede? Qua diamo la priorità a far fuori queste. Nice, qua, prendi qua. Prendi questa e avanziamo, prendi tutto, così, prendi tutto, non so perché mi viene accento tedesco, quando poi i tedeschi saranno i nostri nemici, Qua mettiamo come advisor Lev, rivoluzionario permanente, riduce la stabilità in guerra. Islanda, dicevo, cacchio, la Svezia adesso sale troppo, conferma ed esci, Islanda, Svenga, next, 43%? Rischiosa, sì, se annettiamo la Svezia gli inglesi arrivano. E allora prendiamo qua, arriviamo alla linea con Stoccolma e poi attacchiamo la Finlandia. Come faccio a saperlo? Le mie solite prove e provine, perché una volta mi sono ritrovato con la Finlandia, garantita. Maledetti inglesi hanno garantito la Finlandia, ma perché? Un'altra volta con l'Islanda, cioè, potete pensare, fatto tutto come adesso, no? Come sto video qua. Mi mancava l'Islanda, ho detto, una passeggiata, faccio tasto D, declare war garantita. Ho detto così, niente, dichiariamo guerra alla Finlandia, via. Facciamo capitolare la Svezia e poi ci pensiamo i finlandesi. La Bulgaria nel Reich, ci possono attaccare qua, ma chi se ne frega. Altri carri per noi, insaccati. Dopodiché si va su fino a Umea e Lulea. Voilà, qua contro la Finlandia. Penso che poi la cosa sarà abbastanza diretta, nel senso faremo degli sbarchi, tanto abbiamo la superiorità navale, grazie a tutti i cacciatorpedinieri che dobbiamo continuare, a proposito, sì, stiamo
convertendo, e tutta la flotta che anche ci siamo rubacchiati la morte bianca, certo, ci viene fuori perché essendo in guerra contro i finlandesi, questo mette paura ai nostri soldati, niente, non c'è nessun problema, tutto va bene. Attaccando così la Finlandia perdiamo un po' l'effetto sorpresa che avremmo avuto preparando prima uno sbarco e facendo tutto il resto, però era da fare perché così ci tiriamo via gli alleati. Service by requirement per noi. Abbiamo bisogno di manpower. E manpower sia. Voilà, Svezia andata. Quanti bei fucili. Tutto il territorio, tutta la marina. Conferma ed esci. Voilà. Tutti i nostri bei miliziani li mandiamo qui. Tutti i nostri bei trotschini li mandiamo a Stoccolma a preparare l'invasione. Preparare l'invasione. La morte bianca, che caspita. Basta. Facciamo poi expand military industry. Tra l'altro guerra d'inverno, perché siamo in inverno. I finlandesi, gira che ti rigira, devono avere a che fare contro un invasore in inverno. Ed è sempre un rosso. Baffetto, tutto a posto? C'è nine, questi paesi dovevo essere io a controllare. Occhio che qua però sono presidiate, quello che vi dicevo. Due giorni per il nostro Trotsky. Tra l'altro ha preso pure il tratto invasore navale. Vai, luce verde Trotsky. Qua è presidiato. Pori non lo so. Pori no. Perfetto. Helsinki sì. Fatto bene non andare diretto sulla capitale. C'è gente. Allora. Allarghiamosi. Così, così. Più allarghi uno lì, uno là. Perfetto. Così poi diamo una mano a Turku. Questi si spostano da Helsinki. Pessima idea. Lasciare la capitale. Non si fa. Non si fa, la capitale si deve sempre difendere quando c'è gente vicina. Intelligenza artificiale, Paradox, perché non gli dai uno script del genere, tipo if unit is near to tile garrison, non lo so, non c'è una roba del genere. Qua continuiamo noi, Coccola, continua su Ulu, Vipuri, tutti questi punti vittoria. Qua la Finlandia ne ha una marea, tutti piccolini, ma che roba. Ma che roba. Qua pum pum. Kuopio. Anzi no, però qua segui la ferrovia verso Kuopio. Oh, abbiamo fatto anche una sacca al nord qua. Incredibile. Ma vero, quanto ci manca? Ancora un pochino. Non sono pochi qua, a nord. Chi è che ci vuole mandare? I sovietici ci vogliono mandare i volontari addirittura. Stalin ce l'ha così tanto con i finlandesi che ci vuole mandare i volontari. Ma no, dovrebbe mancare poco. Voilà, 9.000 fucili, 18 treni, un migliaio e passa di robetta, artiglieria, antiaerea, tutta roba utile. Prendi tutta la Finlandia, prendi tutta la flotta. 23 gennaio 39, il nord è unito. Ho fatto un sospiro perché non ci siamo fermati praticamente un attimo. Questa la possiamo già fare, che è quella migliore. E vi ricordo che non si cambia solamente bandierina e basta. No, no. Tutto diventa core. Quindi ci pappiamo manpower, fabbriche, come se fosse... è roba nostra. Prima però voglio finire questa roba qui. Sono altri 70 giorni, giusto? Facciamo questa. Facciamo New Norway. Ci chiameremo il fronte rivoluzionario del nord. Poi a quel punto cambia la bandiera. Poi facciamo Nordic Unity. E si cambia, ci chiameremo Stati Socialisti Nordici. Defend Finland bypass. Questo si bypass. L'abbiamo difesa. Tecnicamente l'abbiamo difesa. L'abbiamo difesa da Stalin e l'abbiamo difesa da se stesse e dai fascisti. Il fatto che l'abbiamo conquistata è una nota a margine. La Finlandia difesa, bypass, è preso così, vabbè. Difesa proattiva ci aumenta il war support, che ne abbiamo bisogno. Ingegneri norvegesi, questi due focus, anche questi si bypassano, questi potevano essere utili nella guerra contro la Svezia e la Danimarca, davano un bonus all'attacco. Non l'ho presi perché fare tutta sta strada qua per avere... l'abbiamo vinta lo stesso la guerra, ho preferito fare altra roba perché danno quello e niente più. E poi ci sono sia Crash Stalin sia Crash Hitler. Dopotutto qua c'è Trotsky, non gli sta bene niente. Allora, di sicuro contro Hitler la facciamo. Cioè la guerra contro la Germania la dobbiamo fare perché ci dichiarerà guerra lui. Anzi, sapete che vi dico? Faccio una cosa diversa in realtà. Siccome questa bandierina qui è un
po' qualcosa che non si vede così spesso. Magari lo facciamo dopo questo. Allora, intanto facciamo Proclaim Nordic Unity, così ci prendiamo tutti i core e tutte le fabbriche. Poi, dopodiché, andrei giù per questa strada qui, tanto questi me li bypassa, per avere Crash Hitler. Ci dichiariamo noi guerra a Baffetto. Con i giorni, facendo un conto, ci dovremmo essere più o meno, perché questo è quasi fatto. E poi sono 1, 2, 3, 4, sono 280 giorni. Sono 9 mesi. Siamo giusto lì, ottobre. Forse ce la facciamo. Proviamo a fare questa cosa qui. Allora, per prima cosa, proclamiamo l'unità nordica e via. 1, 2, 3... Boom, boom! Nordic Socialist State. Guardate qua quanta bella manpower che è venuta fuori. E dovrebbe essere lo stesso anche per quanto riguarda le fabbriche. Adesso non me le ho ancora aggiornate. Le ore 24. Va via questa roba qui. Esattamente. Tadan! Poi, forti. Forti come se piovesse. Ne facciamo, non 10, ne facciamo 7 e 7. Dovrebbero bastare. E addestriamo. Guardate. Non posso metterne più di 11, perché il numero di divisioni addestrabili dipende anche da quante sono già schierate in campo, quindi iniziamo così. Tra l'altro poi, adesso che abbiamo molte fabbriche, molte industrie, devo poi iniziare a preoccuparmi, a questo punto posso davvero iniziare a preoccuparmi di migliorare a livello tecnico la nazione, ovvero fare quelle cose che prima non mi conveniva fare, anche se la strada è lunga, l'aviazione niente, carri niente, però qualcosa dobbiamo iniziare a pensare di fare. La Cecoslovacchia nell'aprile del 39 viene definitivamente annessa e questo, come dire, conferma i nostri sospetti su Baffettino. Dobbiamo denunciarlo. Ma prepare for war non è necessario, posso andare direttamente a proactive defense. Allora sì, skip. I porti sono ormai finiti. Siamo in agosto, tra un po' dichiarerà guerra alla Polonia e noi avremo il nostro war goal pronti per poterlo utilizzare. Come previsto, la Polonia rifiuta l'ultimatum tedesco e adesso dovrebbero, eccoli qua, dovrebbero dichiarargli guerra. La Polonia negli alleati, il mondo ancora una volta in guerra. Ma c'è un ma. Ma c'è un ma. Un giorno. E noi non ce lo facciamo dire un'altra volta. Crash Hitler, assolutamente sì. A morte il Reich! Let's go! Siamo noi a dichiarargli guerra! Let's go! Let's go! Let's go! Forza! L'Unione Sovietica ci manda i volontari. Venite, venite! Qua mi aspettavo di avanzare, dopo tutto, Però non so quanto riusciremo ad andare avanti, A parte l'entusiasmo iniziale. I tedeschi sono i tedeschi, E ci ritroviamo tutto l'asse contro. Infatti, è durato poco, una settimana, ma arrivati al canale di Kiel ci fermiamo già. Hanno portato i Panzer, grazie. Non importa. Patto di non aggressione con il Raj, patto di Paraguay, stai buono! Questi vogliono passare, no? Ecco, una cosa che vorrei fare, magari un patto di non aggressione con Stalin. Sto perché non mi rompa le scatole per la guerra d'inverno, che forse ce la chiede a noi sta cosa. In questa seconda armata prepariamo un'eventuale invasione navale della Pomerania, il Mecklenburgo qui, che ci attacchino pure. In caso indietreggiamo fino alla linea fortificata di Flensburg, però intanto qua siamo oltre fiume, qua è considerato un attraversamento, facciamoli venire. Era abbastanza ovvia questa cosa qui, a parte l'entusiasmo, ma senza aviazione. Peccato che nonostante tutto la Polonia cade lo stesso, a metà settembre. C'è una giustificazione di guerra contro di noi, non vi preoccupate, non ti preoccupare, gioco, perché noi siamo già partiti d'anticipo, lo sapevamo. Patto di non aggressione con Stalin, per ora teniamolo lì. Fino a quando? Settembre 40, va bene, va bene. E appena lo facciamo ci chiedono la Carelia. Venite, venite! Peccato che abbiamo appena segnato un trattato di non aggressione. Bravo Stalin, complimenti, ottimo tempismo. Finland reject Soviet... Ma come, l'evento dice Finland! Facciamo un'armata giusto di riserva, un 2, 3, 4, così. Tanto manpower ce n'è, la schieriamo qua al confine con l'Unione Sovietica che mai si sa. La Francia, nel novembre, ahimè, si arrende. Ai. Francia. Ma è così! Che a febbraio un allarme suona, in qualche modo, sono riusciti a sbarcare, forza, difese della... non me ne sono accorto! Non ho sentito la... quella...
quell'allarme che viene fuori quando si viene attaccati. Via dalla Scandinavia, via, 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 via i Panzer, von Manteuffel, torna a casa. Oh sì che te ne torni a casa, perché con la presa del porto... il gioco mi fa farle sacche anche quando non devo. Non stavo avanzando, vengono loro. Bam, 13 divisioni. Guarda gli italiani. Ma come fanno ad attaccare qui, che non è possibile? Ma non possono sbarcare, su. Questi maledetti alla fine si sono rintanati sull'isola di Borgholm. Con l'effetto che faccio fatica a tirarli via, ma non hanno il porto, quindi in teoria non sono né vivi né morti. Il fatto che non abbiamo un'aviazione comunque si fa sentire. Ci sono circa 3.000 aerei sulla nostra zona aerea e non possiamo minimamente contestarli per ora. Devo tirar fuori dei caccia il più presto possibile. E dopo l'ennesima invasione sventata, un'altra in atto, tra l'altro, qui ad Aalborg, che il 10 luglio 1940 possiamo vedere come la nostra nazione cambi colore. Infatti la Norvegia, prendendo questo focus, cambia definitivamente, ancora una volta, nome. Non siamo neanche più gli stati socialisti del nord, ma siamo il fronte rivoluzionario settentrionale. Voilà! Con un bel arancione. Questa non si vede tutti i giorni, non l'ho vista in molti video. Inoltre ci dà dei bonus non indifferenti. Queste robe qua sono rottissime, secondo me. Questi bonus qui, cioè 15% di organizzazione così, dal nulla. Ahimè, nel settembre del 1940 i rifornimenti sono venuti a mancare e i Kruki ci hanno spinto via, hanno fatto breccia nella linea dei forti che ritenevo impenetrabile. Ebbene sì. Fortunatamente sono riuscito a conservare tutte le divisioni, non ne ho persa neanche una. Qua ho fatto un errore di valutazione, perché questo centro di rifornimento era al di fuori della linea dei forti, avrei dovuto approfittarmene quando ero sul canale e costruirli qui. Nell'inverno 40 comunque sia le perdite ammontano a quasi 500.000 per noi e da noi inflitte altrettante. Però vedo che i caccia crescono e anche la nostra scorta si sta rimpinguando. Questo vuol dire una cosa, che vinciamo e ne abbattiamo, abbiamo iniziato a batterne più di quelli che stiamo perdendo, sì. Passato l'inverno, la battaglia per i cieli del nord continua. Questa linea di tempo non è la battaglia d'Inghilterra, o meglio, c'è anche una battaglia d'Inghilterra, come possiamo vedere dall'attività aerea sulla Manica, ma ce n'è un'altra, altrettanto feroce, combattuta sul mare e sulle isole della Danimarca. Merda! Questa è l'espressione del generale. Abbiamo perso Dense. Anche perché il 10 luglio il Reich tedesco dichiara guerra all'Unione Sovietica. Russia, non perdere subito, difenditi, anche perché qua ci sono un botto di divisioni, eh. Se tolgono troppe truppe possiamo fare una controffensiva. Abbiamo una dottrina sola, ahimè. Per fortuna possiamo buttare un po' di dottrine aeree e qualche dottrina navale. Vai di invasione navale qui. Vediamo se riusciamo a aprire un secondo fronte. Quanta roba che vedo! Quanta roba che vedo! Ci serve Rostock? Preso. Preso Rostock, bene, 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 bene. Allarghiamoci. Amburgo, riusciamo a tagliare fuori questi. Sarebbe un colpaccio. Vediamo se si muovono. Qua non botto di roba. Kiel, Amburgo. Prendiamo Amburgo. Presa. Ora, difendiamo qui. Teniamo la linea. Questi ditemi che state arrivando. Perfetto. Ma possiamo essere decisamente pericolosi. Loro sono impegnati contro Stalin. E noi siamo a un tiro di schioppo da Berlino. Qua non dobbiamo dimenticare che ci sono i nostri 7 forti che avevamo costruito e che non sono serviti, e che sono serviti ma non così tanto come pensavo. Va bene così, va bene così. Qua siamo arretrati. Colpaccio, colpaccio qui. Colpaccio, colpaccio. Questa divisione è in pericolo. Riusciamo a liberarla? E contro i Panzer, con cosa avanzo contro i Panzer? Con la speranza e tanta voglia di crescere. Questa divisione probabilmente la perdo. I rifornimenti si sono messi bene. Tiriamo fuori altre 2 squadriglie di caccia. A proposito, quant'è il nostro punteggio? 28. Niente male. Prendiamo Arus, così intrappoliamo questo. La vendetta dei norvegesi. Va là, va là, va là. Perfetto. Dai, 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 che dobbiamo spingere. Kiev è quasi caduta. Una volta preso Odense ho un'idea.
fare un altro attacco navale, un'altra sorta di un'altra invasione, aprire qua vicino a Danzica. Qua hanno provato a riprendersi qualcosa con il risultato di lasciare due divisioni panzer a Stralsund, il che significa che queste sono destinate ad essere distrutte. Oh, finalmente! Giorno di primavera, 21 marzo, 42, Odense è libera. Finalmente Odense è libera. Apriamo un secondo fronte, forza, 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 forza! Vai, 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 allargatevi! Berlino resiste, e ci mancherebbe, è la capitale del Reich. Ma noi avanziamo lo stesso, avanziamo nelle altre posizioni. Forza, forza, uomini del nord, la capitale accerchiata su tre lati. Aprile 42, la 40esima e l'86esima divisione del nord prendono la capitale nazista. Devo fare attenzione perché il fronte è piuttosto esteso, i tedeschi sono tutto fuorché sconfitti. Infatti ci hanno fatto uno scherzone, vedevo che non arrivavano i rifornimenti, dicevo perché? Sono sbarcati, incredibile ma vero, sono risbarcati ancora qui nella Scania, giusto per rompermi le uova nel paniere e darmi fastidio. Oh, maledetti tedeschi, sono sbarcati di nuovo qua in Danimarca, ma non è possibile. Beh, intanto noi facciamo un'offensiva, arriviamo fino in Olanda, grazie alle meccanizzate, tiriamo via questi, così imparate a darmi fastidio in Danimarca. Forza, dobbiamo prendere Wilhelmshaven, così sono senza porto. Devo togliergli i porti, così la smettono di invadermi. Corriamo, corriamo, andiamo a Colonia. Dopo aver preso Essen, Dortmund, ora verso Francoforte. Quello che riusciamo a insaccare bene. Kassel, vai, 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 che qua l'abbiamo fatti correre indietro e qua si riesce ad avanzare. Compenso qui niente, qua niente. Avanti, 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 avanti con le meccanizzate. Avanti, avanti, avanti. Sto usando queste principalmente. Le fanterie le uso dove vedo che sono più deboli di noi, in modo da non buttare via manpower. Qua a nord come va? Oh, ma sono sbarcati anche qui, ma che davvero. Però sono già insaccati qua, si sono già intrappolati. Molto bene. Via, 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 ma cosa ci fanno questi qua? Oh, guardate, ho dovuto togliere le forze. Un attimo, ma difendete la Germania, perché fai così e lasci sguardita la Germania? Non ha senso quello che stai facendo. Sì, però quanto stiamo di punteggio? 29? Chi è che ne ha di più? No way che l'Unione Sovietica al 45. Quello che hanno fatto è difendere. Direi che è quasi bello che è andato. Probabilmente Praga o Vienna, sono 30 punti ciascuna. Vabbè, comunque sia, prendiamo Lipsia, Dresda, vediamo se riusciamo, sì, qua, un'altra sacca, ottimo. Vedete, si può fare anche con le meccanizzate, non sono il meglio del meglio del meglio, signore, ma in assenza di altro. Però fra carri o aviazione ho detto, mi gioco l'aviazione, perché almeno abbiamo la carta aerea, e facciamo i carri dei poveri, ovvero le meccanizzate. Vai su Praga. Basterà Praga per far arrendere il Reich? I francesi probabilmente a questo punto non sanno se essere contenti che stanno per essere liberati o impauriti dal fatto che sono dei rossi a farlo. Però noi siamo i rossi buoni, non siamo quelli di Stalin, dai. Regno d'Italia dichiara guerra alla Repubblica Sociale, tutto come copione. E non è che hanno così tanto, il German Reich è quasi andato. Vai su Vienna. Appena la prendiamo, secondo me, il Reich si arrende. No, hanno rinforzato! Attacca, 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 attacca! 29 marzo, dai. Aprile 43, GG for us. Il Reich si arrende. Free France, che la Francia del Sud è in mano nostra, in qualche modo. Aspettate qua, che se no succede una porcheria. L'armata blu al confine con la Francia, l'armata verde al confine contro l'Unione Sovietica in Polonia, che male non fa. E Parigi comunque l'abbiamo liberata, for the meme. Chi è? La 25esima divisione norvegese o norrena, come cavolo vogliamo chiamare questa nazione. Ma intanto possiamo smantellare la linea Maginot e anche i forti in Cecoslovacchia. Via, 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 via tutto. Ungheria si arrende, ora tocca solo più alla Bulgaria. Uah, neanche a chiamarla. Il trattato di pace successivo alla guerra in Europa prevede il fronte rivoluzionario del nord con una bella fornitura di puppet mitteleuropei. Managgia me che ho diviso Praga e la Boemia dalla Germania, ma vabbè, sono core. Vuol dire che... no, sono in teoria occupied state. Abbiamo la Norwegian Germany, tra l'altro prende ancora la tag di partenza, quindi siamo partiti come Norvegia, e questa è giustamente la Germania norvegese, l'Austria norvegese, il Belgio norvegese,
e l'Olanda norvegese, in barba tutto quanto quello che abbiamo fatto qui all'inizio del video. Purtroppo non ci sono eventi di sorta. Io mi aspettavo sinceramente che ci fosse una sorta di qualcosa, visto che questo cammino politico qui è molto memoso, cioè il fatto che puoi tenere Trotsky, andare contro Stalin, hai crush Hitler e crush Stalin. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Vi dico la verità, non si vede nel video. Io ho fatto un salvataggio proprio prima del trattato di pace e una prova col change government l'ho fatta per vedere se venisse fuori un evento. No. Viene semplicemente un governo uguale identico a questo, sempre con Willem Piek. Prima cosa che ha fatto si era alleato col Giappone. L'avevo fatto giusto come prova, infatti ho ricaricato, ho fatto il trattato di pace come si deve. L'ho fatto più che altro per vedere se ci fosse qualcosa di particolare. Mi aspettavo, invece non c'è. A questo punto direi che anche il crash Stalin mi sa che è solamente una cosa così per dare un'iniziativa, per dare una sorta di direzione in quello che può fare. La nazione che uno gioca, in questo caso la Norvegia rossa, ma mi sa che una volta ucciso Stalin, cambiato il governo, non capita nulla, non c'è nessun evento del tipo: ah, Trotsky ha vinto, quindi finalmente può tornarsene a casa. Direi che la nostra avventura può concludersi qui. Siamo riusciti a unificare il nord, farlo abbastanza velocemente prima dello scoppio della guerra. Abbiamo dichiarato noi guerra a baffetto, l'abbiamo finita nel 1943 con i sovietici che hanno fatto nient'altro che buttare uomini su uomini, mannaggia loro, hanno fatto i punti così, perché se non fosse stati in guerra qui a ovest col cavolo, i tedeschi erano arrivati a Kiev comunque, erano un sacco distratti, hanno perso un sacco di divisioni con gli sbarchi navali. Adesso si potrebbe continuare, no, mi dispiace, non vado avanti, anche perché l'Unione Sovietica ha almeno 400 divisioni, non è una questione di se, si può fare benissimo, perché una volta che la Germania si riprende un po', avremo un puppet piuttosto forte con un sacco di fabbriche che ce le donerebbe a noi, basterebbe fare un botto di aviazione, come abbiamo visto anche in altri video, qua le fabbriche sono diminuite, si pompa aviazione, case e caccia. E non importa quante divisioni hanno loro, a questo punto potremmo anche pensare, si potrebbe pensare di fare tank, fare la massa, quindi divisione di fanteria, tenere la linea, si avanza, casella, 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 casella e via. Non vado avanti fino a Mosca, fino a far fuori Stalin, perché sarebbe solamente una questione di tempo, non di sé. Spero comunque che la run vi sia piaciuta. Fra i rami della Norvegia, questo è uno dei più divertenti. Quelli democratici, alla fine è divertente difendersi, ma poi non c'è granché da fare. Quello monarchico invece è anche bellino. Diciamo la verità, le nazioni del nord, vuoi che alla fine finiscono per unificarsi in un modo o nell'altro, si assomigliano un pochino tutte. Comunque sia, grazie per la visione, noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!